Alessandro Pastura, Griffato Poker Club, Lottomatica, secondo classificato in casa Lottomatica. È una soddisfazione perché giocavi contro altri 19 signori avversari. Sì, è stato un torneo dal field ristretto, ma un field veramente di giocatori competenti, perché parliamo di Max Pescatori, Daniele Mazzia, insomma, quindi Matteo Taddia, insomma, veramente un bel torneo. Mi sono divertito tantissimo. Sono contento di questo mio secondo posto perché è stato un anno difficile. Niente, mi ripago un po' di qualche mano un po' troppo sfortunata. Volevo ringraziare per questo Gianluca Ballocci, Antonella Chiaramida, Michela, tutti i ragazzi di Lottomatica, Fabrizio, perché nonostante sia stato un anno un po' difficile mi sono sempre stati vicini, mi hanno supportato, hanno sempre creduto in me, e forse questo un po' per il momento li ripago, in serbo ancora delle belle cose, insomma. Riviviamo la mano che ha sancito il finale di torneo per te, una mano non fortunata, non positiva, ma in parte condizionata dallo stack, dai bui e via dicendo, però ci dà un qualche piccolo spunto tecnico. Diciamo che io ho aperto con 8 e 9, se non ricordo male. 10 e 8. Vengo tribettato da Stefano, tribetta abbastanza light, quindi io ho flatto la sua tribet, colo la sua tribet perché ho posizione su di lui e ho deciso di spingere qualsiasi stato il flop, lo metto su una coppia tipo 7-7, 8-8, 9-9. Il board esce abbastanza bianco, lui cibetta classico, io ho flatto la cibet proprio per bluffare turn e river. Al turn esce un asso per me stupendo e arriviamo poi ai resti al river. Lui aveva praticamente lì betta river, dopo check check al turn, betta river, io mando resto e river per lui donna donna. Non ho tenuto conto che aveva investito, io è stato un errore mio perché non ho tenuto conto che lui aveva investito talmente tanto che probabilmente non avrebbe passato più neanche 2-2. Lui giustamente con donna donna ha chiamato perché doveva mettere ancora molto poco, insomma è stato un errore mio, però d'altronde sono già contento e soddisfatto, insomma guardiamo il lato positivo della cosa, insomma.